stasera eh, continuiamo i nostri programmi elettorali ma stasera entriamo un po' nella parte finale dei nostri programmi, quella dell'incontro con i candidati sindaci. Ora noi eh, il 10 di maggio, prima che la prefettura... Eh, sorteggiasse le posizioni dei candidati nelle liste, nella lista elettorale, noi avevamo fissato dei criteri, eh, dei criteri eh, per invitare i candidati e i criteri li abbiamo detti nel telegiornale subito due giorni prima del, di, quella, di quella estrazione, lì, di quell'assegnazione dei posti. cioè, gli inviti erano legati all'assegnazione all dei posti da parte della Prefettura, in sostanza, questo: in base a quei criteri eh, che prevedevano di 12 candidati, tre puntate dedicate ai problemi della città, con i. I primi quattro candidati, gli ultimi quattro candidati della lista, la prima trasmissione, quelli centrale a metà e quelli che uscivano per, per primi nella lista nell'ultima trasmissione. Quello era il criterio che abbiamo adottato. E i nomi sono venuti così fuori che nella puntata di stasera, gli invitati erano, so, dico erano perché due persone non si sono presentate, erano i candidati eh, Giulio Guerri, eh, Ruggia Cristiano, eh, Cesare Bruzzi Aglietti e Gaetano Russo. Ora dei quattro candidati eh, stasera sono qui con noi eh, Gaetano Russo eh, e Cesare eh, Bruzzi Aglietti. Buonasera. Mancano Giulio Guerri e manca eh, Cristiano Ruggia. Le ragioni della loro assenza sono presto dette. Uh, Giulio Guerri uh, non è piaciuto il criterio di uh, scelto dalla televisione per, uh, per queste registrazioni finali e quindi ha fatto evidentemente mancare la, la, sua, la sua presenza. Mentre eh, Cristiano Ruggia eh, ci, ha ci ha inviato proprio poco fa un messaggio e la sua è più una scelta di natura politica perché scrive ringrazio Tele Liguria per l'invito ma gli espliciti e plurimi riferimenti al fascismo fatti in campagna elettorale dall'avvocato Bruzzi Aglietti creano una pregiudiziale al dibattito che mi costringe a non partecipare. Distinti saluti Ruggia. Questo è quanto, eh, qual è la situazione. Per cui io direi di mh, cominciare, di partire con, eh, con, questo, con queste interviste, con questo dibattito, con i candidati presenti, che, che ovviamente ringrazio per la loro presenza. Io eh, ecco l'altro criterio che usiamo, che sarà poi il criterio che usiamo da oggi fino alla fine delle interviste, è quello di assegnare. A ogni intervento non più di due minuti. Voi nei vostri, nel teleschermo vedrete una colonnina, eh, una clessidra eh, che la vedono anche i candidati. Eh, Limiteremo in quei tempi gli interventi anche per, per non essere noiosi, anche perché anche le cose più importanti si, può, si possono dire in poco tempo, no? Cioè non c'è bisogno di fare dei lunghi pistolotti per dire le cose. Uh, ovviamente sia Bruzzi Aglieti che, che Russo uh, li conoscete perché sono già stati nella nostra televisione. Uh, Bruzzi Aglieti è, è una lista del Casa Pound, mentre uh, Gaetano Russo ha una lista civica che si chiama uh, Città Nuova. Bene, io direi di partire, di partire subito con una domanda qui c'è molto far play non si, no, parla per, di rispetto pal... per rispetto ci di... mancherebbe della, certo, della carriera bene Dunque. io allora partiamo subito di... Parliamo, parliamo di discontinuità Dice tutti i candidati sindaci in questi giorni eh, fanno delle promesse ai cittadini ma, ma eh, tutti promettono discontinuità rispetto a quello che c'è stato fino adesso alla guida attuale del comune eh, ma quali sono i, i problemi che i cittadini eh, sollevano più abitualmente negli incontri che fatti e comunque voi cosa fareste per attuarla questa discontinuità, semmai che sia necessaria, sempre che sia necessaria? Io ho capito perfettamente la sua domanda, però mi sia consentito innanzitutto di rivolgere un cordiale saluto a lei, dottor Rossi, il nostro prezioso conduttore. E un saluto ai telespettatori, tutti che assistono a questa trasmissione e prima di rispondere alla domanda vorrei fare una considerazione su coloro che hanno dato forfè. Mi sembra un grosso paradosso dare forfè a questa a questa trasmissione, anche perché coloro che rivendicano i valori dell'antifascismo, se coloro che sono stati partigiani che hanno combattuto il fascismo anziché affrontarlo fossero scappati, probabilmente ci sarebbe ancora il fascismo in contrasto a quanto loro propugnano. E secondo, un antico detto dice che chi non è presente è sempre torto. Attenzione ciò... che sta finendo il tempo sulla ecco, discontinuità. Eh? Ciò premesso, le dico che la discontinuità è un jacuzzi che si fanno perché quelli che erano in maggioranza, che hanno governato la città, se parlano di discontinuità vuol dire che ciò che loro hanno fatto, le loro azioni politico-amministrative, non sono andate bene. Mentre invece coloro che parlano di discontinuità... Nell'affrontare queste elezioni per essere eletti hanno ragione perché questa città è stata talmente mal governata che ha portato al disastro che è sotto gli occhi di tutti, che tutti conosciamo e quindi la discontinuità è ampiamente legittimata perché così non si può proprio andare avanti. Noi non a caso ci chiamiamo Città Nuova perché vorremmo, una volta assunta il governo di questa città, proporre una città veramente nuova, una città. In cui fermare l'emorragia degli abitanti, siamo, non dimentichiamo che da 130.000 siamo poco più di 70.000, non, non dimentichiamo che la nostra è divenuta una città di emigranti: si emigra per il lavoro, si emigra per la salute, si emigra, gli anziani sono costretti ad andarsi a curare fuori, si emigra per ogni ragione. La Spezia è una città che non offre più nulla ai suoi abitanti, ne consegue che la discontinuità va ricercata, ma soprattutto va praticata. Cata. Perfetto, uh, Aglietti? Sì, buonasera a tutti anche da parte mia, un piccolo preambolo devo farlo perché... Deve rimanere in due sì, minuti? Sì, certo, nei due minuti perché il signor Ruggia non si è presentato perché ci saremo noi di Casa Pound, devo dire che comunque lo stile ci si nasce con uno stile, ricordo che Berlinguer era andata al funerale di Almirante, quindi le persone si distinguono per determinati comportamenti, specialmente se viene da un partito che usa un simbolo che ha fatto 80 milioni di morti in tutto il mondo, quindi se c'è qualcuno che si deve vergognare è lui e non Casa Pound che si rifà a una tradizione italiana di molto di valore. Questo lo volevo dire e poi Ruggia si ricollega alla domanda che ha fatto lei, perché è vice sindaco, fino al 12 di giugno sarà vice sindaco. E è assessore, è stato assessore anche precedentemente ai lavori pubblici e altre attività. Quindi, è responsabile del disastro di Piazza Verdi, dello spreco di Piazza Verdi, è responsabile della distruzione di centinaia di alberi-tanto che lo chiamano il decespugliatore cose varie. I viali non sono più viali, ma ci sono solo dei tronchi tagliati. Quindi, lui è un grande responsabile, forse non viene perché ha vergogna di quello che ha fatto. Per quanto diceva lei, i problemi fondamentali di Spezia, per riassumerli, sono tre. Primo l'immigrazione, l'immigrazione sotto due profili, la delinquenza, quindi lo spaccio, il degrado nei quartieri, i reati che commettono queste persone. Pensate, io sono avvocato, lo sapete, che nell'udienza penale su 30 processi 25 sono di extracomunitari. Il lavoro, manca il lavoro, come ha detto qua... Il mio collega Russo, i giovani devono andare a lavorare fuori e non trovano lavoro a Spezia, che è una cosa importantissima, quello. In più, l'economia hanno distrutto: l'economia. L'unica cosa che hanno saputo fare è portare delle coppe rosse. Per quello, per le terrazze, sono riusciti a fare trafori, a fare gallerie, a fare autostrade. Per le altre cose, non sono riusciti a costruire un ospedale in 40 anni. Eh, programmi. Eh... Tutti, tutti hanno dei programmi, ecco, eh, e voi avete il vostro. Mi potete dire, spiegare uno o due elementi importanti del vostro programma russo? Ecco. Ma guardi, il nostro è un programma ampio, articolato e si basa inizialmente sul principio che vogliamo. Un modello alto di città, perché La Spezia ha una storia gloriosa, una storia che affonda le sue radici dall'ammirazione che ne ebbe Napoleone e poi successivamente Cavour per questo nostro golfo, per questo nostro porto, che già da allora venne da loro indicato come una piazzaforte marittima. La Spezia oggi è stata da coloro che, alla, quando andarono al potere, al loro avvento al potere, io allora ero della democrazia cristiana e loro sbandieravano su ogni tipo di propaganda, la DC è incapace di governare, scegli il PC. Accidenti, se questa è capacità di governare, ridotti come ci hanno ridotti, la capacità non so quale sia. Poi noi, uno dei nostri punti salienti è che chi dovrà amministrare questa città dovrà dare un deciso contributo all'economia, l'economia di questa città creata da questa... Installazione forsennata di supermercati di grossi agglomerati eh, commerciali non paga. Eh, abbiamo, fatto, abbiamo impoverito la città di quello che era il suo vita, la sua vitalità. Dei piccoli negozi non ci sono più. Basta percorrere le strade della città per rendersi conto dei cartelli affitta. Si cede si attività e via discorrendo. Le, quando si spengono le luci dei negozi, vuol dire che la città sta chiudendo, lasciando spazio alla de delinquenza che comincia già a proliferare. Una città senza luci è una città senza anima, una città senza anima costringe i suoi abitanti, come dicevo poc'anzi, ad emigrare per cercare altrove ciò che non riescono a rinvenire nella città che gli ha dato i Natali. Conseguentemente noi vogliamo creare tutte quelle strutture atte a garantire un risveglio economico e anche un risanamento ambientale. Va Anche un risanamento ambientale, dispiace No, sempre. ci oh, mancherebbe. Bah, sì, sì. finisce. No, sì, sì, sì. allora, cioè, adesso non tempo. è che dobbiamo spaccare il ah, cervello però secondo, più o meno. Ecco, sì, tempo. Sì. No, ci eh. mancherebbe, ci mancherebbe eh. altro. Rispondo anch'io alla sua domanda dicendo riallacciandomi a quella precedente, alla discontinuità Quasi tutti, a parte forse noi due, quasi tutti i candidati a sindaco, hanno delle responsabilità nel governo della città, perché Manfredini è stato con la giunta attuale e non lo possiamo dire. Mellei è stato assessore e ha creato quel carrozzone di spezie e risorse che tutti sappiamo. Ruggia, vice sindaco, Lombardi anche lui con rifondazione comunista. Guerri è stato nel PD fino a quando non l'hanno mandato via, per cui è tutta gente che bene o male ha governato. Per quanto riguarda il, il centrodestra, sono due anni che è in Liguria, però io non ho visto nessuna novità, gli immigrati arrivano sempre, le cose sono cambiate, la criminalità c'è sempre, cambiato poche e niente. Il programma di Casa Pound è un programma risaputo, noi ci rifacciamo allo Stato sociale, noi cerchiamo di aiutare le famiglie bisognose. I disoccupati, gli anziani, eh, gli sfrattati, aiutiamo quotidianamente da anni le famiglie italiane che hanno bisogno. Quindi, uno dei nostri primi obiettivi è quello di aiutare gli italiani. Aiutarli come? Togliendo quelle risorse che purtroppo vengono utilizzate. Per presunti profughi, perché finché non c'è la commissione che li dichiara profughi, sono presunti e quindi clandestini. Pensate che solo nel 2016 la prefettura, non parlo del comune, ha elargito 5,7 milioni di euro alle varie coppe bianche e coppe rosse poi per la gestione, gestione dell'immigrazione. Quindi un nostro. Eh, diciamo, eh, progetto principale è quello sociale, sociale come dice il nostro nome, della casa. Noi vorremmo aiutare gli spezzini, quantomeno avere una casa, dando una priorità agli italiani nell'assegnazione delle case, così come è stato proposta Isernia dal candidato di Casa Pound e stranamente il centrodestra ha bocciato questa proposta. Quindi prima gli italiani che si rivolgono a noi per chiedere aiuto. Eh, tema della partecipazione è un tema che se ne è parlato fino all'avvio, anche i giorni precedenti, l'avvio della campagna elettorale, cioè un calo di partecipazione, i quartieri si sono spenti, c'è la tendenza ormai ovunque, il potere in mano a pochi che decidono, cioè eh, il futuro, ecco dico se voi doveste diventare sindaci o doveste amministrare la città, lo riprendereste in mano il tema della partecipazione, cioè il fatto che la gente dal basso, possa partecipare alle scelte amministrative eh, con, con anche con un certo potere, non subirle molte volte. Tocca a me? Sì. Ma io per quanto riguarda i vecchi comitati di quartiere dei quali sono stato un entusiasta propugnatore e realizzatore perché il primo comitato di quartiere, forse il più importante che è sorto, fu quello di Mazzetta, al quale io contribuì notevolmente alla sua formazione e poi successivamente, dopo l'elezione dei membri che ne andarono a far parte, contribuì anche a farlo partire con, ripeto, con, importanti, con apporti importanti. Poi a lungo andare, dobbiamo ammetterlo, i, I quartieri sono diventati unicamente una cassa di risonanza dell'amministrazione di sinistra e hanno fallito in pieno perché non avevano alcun potere decisionale. Decide, io, tra le tante esperienze amministrative, ho fatto anche quella di essere eletto con umiltà, dopo essere stato consigliere comunale, già, di essere eletto in comitato di quartiere al Canaletto, frazione dove io, quartiere frazione dove io sono nato e che, a cui sono molto attaccato. Ebbene i quartieri non avevano alcuna valenza né alcuna ragione di essere, perché l'amministrazione recepiva i deliberata e poi se gli andavano bene ne faceva un certo uso, se gli andavano male li tralasciava. Questa non è democrazia. E trovo assurdo che qualcuno abbia a dire che è per ridare vita ai quartieri, ma se intendono ridare vita ai quartieri, alle circoscrizioni, Seguendo l'andazzo precedente è meglio neanche parlarne. I quartieri, oltre che essere un momento di aggregazione dei cittadini, un momento di cosiddetta partecipazione, è un momento di, pro di proposta per la giunta comunale, se vengano strumentalizzati a proprio uso e consumo non servono a nulla. Infatti ha fatto bene quel legislatore che ha deciso di dismetterli in quanto rami secchi della, delle varie amministrazioni. Sono rimasti in alcune zone, in alcuni comuni un po' più civili del nostro. Sì, sono rimasti certo. nelle, nelle città metropolitane perché sono grandi. Concordo anche in questo su quanto dice Gaetano Russo che le circoscrizioni ormai erano dei rami secchi che eh, diciamo, assorbivano solo risorse dello Stato. È anche vero che i cittadini vanno ascoltati specialmente quando c'è un grosso movimento popolare. Ad esempio a Spezia abbiamo avuto due casi eclatanti, quello di Piazza Verdi e quello di Scalinata Cernaia, in cui l'amministrazione, nella persona del sindaco Federici, ma anche del vice sindaco Ruggia e tutti gli altri, hanno voluto fare muro contro muro e non hanno voluto ascoltare nessun comitato, nessuna associazione, non hanno voluto ascoltare nulla, sono andati avanti solo a carte bollate. A, eh, ottenendo solo la disapprovazione di gran parte della città. Avrebbero dovuto quantomeno ascoltare gli abitanti, i commercianti, perché non ricordiamo che i commercianti di Piazza Verdi per i lavori che sono durati tre anni e mezzo hanno subito dei danni, una cliente addirittura che ha dovuto chiudere il negozio perché non ci passava più nessuno o perché la polvere invadeva il locale che vendeva gelati o altre cose. Quindi dovevano essere ascoltati i commercianti, i cittadini, i comitati che c'erano, le associazioni, non è stato ascoltato nessuno e siamo andati a, a, sulla la stampa nazionale con sgarbi che anche ha preso le difese della cittadinanza. Ora ritengo che questi scempi li pagheranno comunque nelle prossime, nelle prossime votazioni. Quindi la partecipazione dei cittadini ritengo che debba essere ascoltata, ripeto, quando ci sono delle cose così eclatanti, poi per le cose minime. Ci vuole un po' di decisionismo, quello bisogna decidere, chi è eletto, quello deve comandare, ci mancherebbe, però per cose che stravolgono la città, che stravolgono i quartieri è giusto ascoltare le persone. Invece fanno le riunioni nella sede del PD con 4-5 persone il giorno prima e dicono il quartiere di Mazzetta, il quartiere del Canaletto, approvate e non lo sapeva nessuno. Uh, lei ha introdotto il tema dell'immigrazione, l'avrei introdotto io. Ora, il Presidente della Repubblica Mattarella, l'altro giorno, ha scritto: La solidarietà è frenata da intolleranza e discriminazioni prima che da preoccupazioni per la sicurezza, e inoltre la nostra Costituzione, come ben sapete, impone l'accoglienza. Ecco, uh, cosa fareste voi quando uh, vi fossero, qualora fosse il sindaco, assegnati uh, nuovi profughi? Tenendo conto di questo quadro ecco, dell'accoglienza? Io sono un cittadino italiano, leggio le sue leggi e leggio i suoi diktat, ciò che dice il Presidente della Repubblica può essere giusto o meno giusto, però se vi sono delle leggi che tutelano l'immigrazione io mi adeguo. Questo però non vuol dire che io debba vedere dei cittadini italiani relegati alla serie B, se non dire, per non dire la serie Z, quando... Un pensionato italiano prende 300 euro al mese e spendiamo 1400 euro per un immigrato che poi me lo rivedo bello tirato a lucido, ben vestito magari con i vestiti di risulta che le famiglie donano alle varie associazioni cattoliche o quant'altro e vedere i nostri pensionati che vanno a fare la coda alla Caritas per poter ottenere un pranzo. Pri, io non dico che, io ho sempre in mente quando penso alla migrazione quella foto di quel bimbo con le scarpette da tennis annegato sul bagnasciuga di una spiaggia, una, una storia struggente. Un bambino annegato che voleva venire qua per conquistarsi una vita nuova. Quindi il mio cuore mi dice che bisogna avere coscienza con gli immigrati perché se vengono qua vuol dire che soffrono, vuol dire che hanno necessità di una vita migliore, però dobbiamo anche fare i conti con i nostri bilanci, dobbiamo fare anche i conti di que con questo Paese che non se la sta passando assolutamente bene e anche qui vorrei introdurre un discorso di un certo tipo. Noi oggi qui abbiamo due grossi... Due grosse roccaforti politiche, il centrodestra e il centro-sinistra, che entrambi pretendono di andare al governo di questa città. Non a caso lo slogan portante della mia lista Città Nuova dice: tra destra e sinistra scegli la Spezia, ma come si può avere la faccia di pretendere di governare questa città da, da parte della sinistra che l'ha condotta al disastro e da parte del centrodestra? Che al governo addirittura Silvio Berlusconi fu richiamato dal Presidente della Repubblica quale praticamente gli disse: guarda, fatti da parte perché tu sei incapace di governare. Sì, in merito, tutto il rispetto del Presidente della Repubblica come istituzione ci mancherebbe. Probabilmente vive un po' troppo dentro il Quirinale e non è a conoscenza di tutto quello che succede nei quartieri. Come ho detto la criminalità e poi, come diceva Gaetano Russo. L'abbandono degli italiani. A me come avvocato, come rappresentante di Casa Pound, vengono decine di persone a dire ma come mai io ho 300 euro di pensione e a questi danno 1000 euro al mese? Come mai io non ho una casa e questi vengono alloggiati? E poi signori, dobbiamo dirlo e far dirla a finire, che non sono profughi questi che vengono in Italia, sono profughi quelli della Siria, infatti non vengono qui ma vanno in Germania e comunque sono uomini, donne, bambini e anziani. Questi sono giovanotti in salute che vengono solo da paesi, non hanno voglia di fare nulla, stanno tutto il giorno col telefonino a parlare o a chattare e li dobbiamo mantenere noi quando noi abbiamo famiglie. O giovani che non si possono sposare, non possono avere figli perché non ci sono risorse, abbiamo invalidi con pensioni, indennità di accompagnamento di 400 euro in carrozzina che non ci pagano neanche i medicinali o le altre cose che devono pagare. Io dico che l'Italia ha già dato troppo, ha già dato tanto e è l'ora di finirla e di non accettare più nessuno. Pensi che io sono stato a Amsterdam con tutti i suoi aspetti che ha qualche mese fa e non c'era una persona fuori a mendicare o a disturbare. C'erano sì degli stranieri, ma lavoravano regolarmente nei locali. Qui abbiamo un'invasione bella e propria, programmata per la sostituzione del popolo italiano con queste persone che vengono dall'Africa. Se fossero veramente profughi, cosa lasciano là la madre, il padre, i figli e li fanno morire? Signori, combattete, difendete la vostra terra se effettivamente c'è una guerra, ma le guerre non ce ne sono, questi sono dei vagabondi che vengono qui solo a spese nostre, ha capito, veri Quindi. e propri vagabondi. Eh, un tema che, di cui abbiamo già parlato anche in passato, ma che è, è sempre centrale, quello della sanità. Il eh, discorso dell'ospedale, ormai chi vincerà, chi il sindaco, l'amministrazione che vincerà, eh, è già avviato il lavoro per l'ospedale. Però quello che, quello che pare non mutare col passare degli anni è il discorso dell'esodo, dell degli spezzini, perché qui per curarsi, e, sì. per curarsi cura non, non che questo significhi che non ci siano le capacità tecniche, però anche solo per uh, prenotare un esame ci vogliono dei tempi talmente lunghi che a molti impongono di, di andarsene, ecco, di, di, di uscire, andare in Toscana. Ora anche questo è un argomento portato. che sicuramente il sindaco, futuro e comunque le forze politiche devono, devono affrontare, anche perché negli ultimi dieci anni si è un po' assistito a un rimpallo sempre di responsabilità, ma non è mai mutato niente. Ecco, la, la gente è sempre andata via, anche, cambiano le, le regioni, ma il, la situazione è sempre quella. Ma io sulla sanità delle idee ben precise. Chiunque andrà a presiedere la nuova amministrazione comunale dovrà fare un netto cambiamento, una netta inversione di rotta. C'è un, un detto che dice non c'è mai buon vento a un navigante che non sa dove andare, lo diceva Seneca. Coloro che hanno amministrato la sanità in Liguria e quindi alla Spezia sono dei naviganti che non hanno mai saputo dove andare. Lo hanno saputo i pazienti che, scappa, che scappando da Spezia e andando in Toscana, in particolare, sapevano dove andare perché là trovavano le cure adeguate ai loro mali. Adesso noi si fa un gran parlare dello, del nuovo ospedale, del nuovo ospedale, pare che si rimandi tutto ciò che è la sanità al nuovo ospedale. E in questo inter intervallo di tempo... Che sono parecchio te che è appunto, tempo... Appunto, in questo parecchio tempo la sanità è sospesa. No signori, la sanità deve andare a male, deve andare avanti, perché come dici nella precedente trasmissione, la sanità non è una questione di cemento, non è una questione di mattoni, anche quello, la sanità è una questione di organizzazione una questione di uomini che curano altri uomini. Io ricordo che un invitato da un caro amico a un convegno sulla sanità a Pisa, mi, il, pro, il professor Maurizio Bossi, rettore dell'Università di Milano, a un certo punto io ero lì come spettatore e mi disse e ora vorrei sentire il parere su questo convegno di un carissimo amico Gaetano Russo e mi ha chiamato a parlare. Io che sono stato colto un po' di sorpresa, ma la sono cavata... Con questa battuta ho detto, bah, io vi posso dire, dopo avervi attentamente eh, ascoltati, che con dei gestori della sanità come voi, io che, che, non sono, eh, che non sono un dottore ma sono ammalato, mi sento tranquillo. Perfetto. Uh. Sì, la sanità e quindi in, in particolare l'ospedale è una delle grossissime carenze, delle grossissime lacune della sinistra in città. Quando uno spezzino ha bisogno, se sono cose da programmare, eh, 90 su 100 va fuori, ma non per i medici, che ci sono anche medici o infermieri, eh, ci mancherebbe validi, ma la struttura che è una struttura dei primi, dei primi del Novecento, una struttura che era venuta, se non sbaglio, Umberto I o Vittorio Emanuele III a inaugurarla, quindi è una cosa proprio fuori del tempo. Così eh, Casa Pound propone comunque nel suo programma di vigilare attentamente, severamente, eventualmente anche con esposti di legge, per il rispetto dei tempi per la costruzione del nuovo ospedale. Ma ho letto ieri che ci sono già problematiche per lo smaltimento del, della terra di scavo, eh. e anche lì ci sono tutte, eh, purtroppo, delle altre problematiche. Addirittura è stata in, doveva essere portata a Pitelli, nella quale opererebbe una ditta. Che poi fa capo a Duvia, che è quello che avrebbe creato poi tutta la discarica. Quindi anche qui bisogna entrare dentro le istituzioni per verificare, per verificare il tutto. Però nel frattempo, in cui vigileremo sulla eh, costruzione rispetto dei termini, bisogna cercare di dare un minimo di, eh, di dignità al Sant'Andrea. Ad esempio, io mi sono recato quando hanno aggredito l'ultima volta i nostri ragazzi. Peraltro è passato un mese e non si sa ancora chi sia stato. Eh, sono stati aggrediti i nostri ragazzi al pronto soccorso. Il pronto soccorso è in condizioni eh, disastrose. Ora so che hanno rifatto una pitturatina a Totti proprio perché ci sono le votazioni. Però addirittura la persona che si presenta davanti allo sportello non ha neanche una sedia, deve stare in piedi. Non c'è una pensilina. Il bagno uomini e donne è uno solo. Cioè sono cose proprio da terzo mondo. È una cosa che come Casa Pound contestiamo è che una cosa vergognosa sono i posteggi a pagamento all'interno dell'ospedale. Già una persona è malata, ha dei problemi, deve anche pagare il posteggio, non esiste proprio. Eh, il mare è, è una, la grande risorsa della città, il mare viene sfruttato già al massimo con eh, parte commerciale, le, le crociere e tante altre iniziative che, che, che traggono che sostentamento, diverse, tante famiglie spezzine. Ecco, ma le potenzialità che hanno, Russo, sono tutte sfruttate o ci potrebbero essere altre cose da fare? Anche in relazione al discorso arsenale, o comunque a tutto quello che, che, che riguarda il mare. Allora, il mare ritengo che sia il nostro petrolio. Una frase non desueta, da più parti evocata, mai rispettata. Mai portata in essere. Io scherzando con gli amici più volte dico che se la città di La Spezia, anziché dagli Spezzini, fosse gestita da quelli di Rimini, probabilmente, probabilmente sarebbe una città più florida. Purtroppo Spezia è gestita dagli spezzini e hanno, che ha, i quali hanno una mentalità costante. Mi spiace dirlo quella del posto fisso e dell'arsenale. Io non so come la pensa il mio ospite qua alla mia destra. Con quale peraltro rivolgo ancora un biasimo a coloro che non sono venuti, perché io mi sto trovando molto d'accordo con lui su tanti argomenti, pur non avendo nessun punto in comune politico perché io sono diametralmente forse opposto a lui, però veramente mi trovo d'accordo e al che mi viene in mente una frase che voglio suggerire agli assenti che diceva Jean-Jacques Rousseau. In una persona non potrai mai trovare nulla di così negativo quanto quello di non conoscerlo. Forse se lo conoscessero meglio io lo conosciuto stasera sarebbero venuti. La ringrazio. Niente, no, è la verità. Io dico sempre quello che penso. La verità è questa. Il mare è una nostra grande risorsa, ma non utilizzata come l'ha utilizzata qualcuno che oggi è sceso in campo con enfasi con, quasi trionfalmente dicendo che lui risolverà tutti i problemi di spezia. Quando l'unica cosa che ha saputo fare del mare è quello di fare quella fatiscente associazione per la tecnologia del mare gestita da una, da una signora che dove l'hanno presa, tra l'altro non lo so e che nulla ha fatto e che ha portato solo a dei grossi guai. Il mare, devo fare qui, no, mi, sì. mi consenta conduttore sì, sì. un secondo, poi se mai ci rifacciamo con, con sì. Brusia. No, ma, ma tanto mi ha fatto la lode, quindi... <ride> quindi è già è No, il mare è una risorsa talmente importante che non va gettata via così. Prima di tutto una cosa importantissima, bisogna restituire, anche, a parte tutta l'economia che ci può gravitare in futuro e che mi auguro che ci, che ci graviti e io se sarò sindaco... Uno dei primi aspetti che affronterò, uno dei primi problemi, è proprio quello del mare. Va bene. Volevo lieti, dire che bisogna dare il mare agli spezzini. Gli spezzini non possono andare a fare il bagno a Lerici o a Viareggio, chiaro? Certo, lieti. il mare è fondamentale, lo vediamo per l'economia della città, perché è trainante. Sia il porto, il porto mercantile, ora ci sono le crociere e poi anche l'arsenale. Una proposta di Casa Pound, ad esempio, è quella, noi siamo per la Marina, ci mancherebbe, però alcune cose vanno riviste e la Marina dovrebbe un po' accelerare i termini, i tempi, perché ha delle procedure molto lunghe, bibliche diciamo. Ad esempio l'isola del Tino, che non ha nessuna funzione strategica, andrebbe restituita ai cittadini, quindi ci lavorerebbero più quelli dei battelli che porterebbero le persone, magari con un numero chiuso, perché è un'isola di prestigio, c'è cioè dei resti antichi, storici, c'è cioè la storia di San Venerio, il patrono dei fanalisti, il faro stesso, fare un numero chiuso, 300-400 persone al giorno, con un chiosco per, di ristorazione, questa isola non capisco perché la Marina la debba ancora tenere. Così all'interno dell'arsenale è giusto che vadano a lavorare anche delle imprese private, che abbiano però lavoratori quantomeno europei, non islamici, per evitare perché è una base... È una base militare, comunque è giusto che ci vadano a lavorare anche delle ditte private. Come avevo detto l'altra volta, le crociere sono fondamentali, però, ripeto, ero studente, ero al liceo scientifico, quando si parlava di stazione delle crociere e non è stato fatto ancora nulla. I, i croceristi sbarcano davanti ai container. Eh, navi da crociera che devono essere allacciate. Al servizio elettrico per non inquinare nei quartieri di Mazzette del Canaletto, perché quando arrivano il livello di inquinamento è altissimo. È una cosa utilissima e bellissima, è l'unico porto croceristico che non ha un allaccio per le navi da crociera. Il porto invece bisogna mantenere quelle eccellenze che hanno, perché se non sbaglio, è il secondo porto italiano dove Genova, quindi, dopo Genova. Quindi il mare è fondamentale per la nostra, per la nostra economia, della nostra città. Eh, abbiamo parlato del mare e bisogna parlare anche del turismo che è un elemento trainante per l'economia perché poi insomma è un po' il discorso legato al, al lavoro e dei giovani che non lo trovano e, e sul turismo potrebbe essere, anzi è sicuramente un'occasione, un ma basta o a proposito di area Enel bisogna pensare anche a potenziare l'attività produttiva e industriale. Ecco. Sono d'accordissimo. Eh, è una ingente risorsa quella delle aree Ener che una volta erano denominati i cosiddetti stagnoni perché erano invasi da acquitrini oggi bonificati è un, ingente, è un territorio ingente con svariati migliaia di ettari di territorio e che è il nostro alveo naturale dove collocare industrie magari legate anche al turismo e magari legate anche alla portualità perché noi oggi assistiamo, si parla del porto, ma il porto alla Spezia è una ricchezza di transito. La merce arriva, se ne va, operano gli spedizionieri, operano gli addetti dai porti, ma non rimane ricchezza sul territorio. Stessa cosa detta del turismo. Arrivano con le crociere, sbarcano e se ne vanno. Non siamo stati capaci in tutti questi anni che la Spezia ha questa sua stazione marittima di trattenere con alcuni argomenti che possano essere di interesse per i turisti, trattenerli nella nostra città o tutt'al più qualora dovessimo eh, convogliarli verso le città d'arte e le città della Toscana che sono le più vicine diciamo, rispetto a quelle della Liguria che hanno attrazione turistica e anche oltre che turistica anche culturale, vedi Pisa, vedi Lucca, non sappiamo non abbiamo, non abbiamo avuto la capacità di convogliare questo turismo, di gestirlo. Quindi c'è una forte assenza di managerialità in questa nostra città. Managerialità che non lo può garantire un futuro sindaco funzionario di partito e neanche un futuro sindaco che è stato sindacalista. Scusatemi se dico questo ma per gestire ed amministrare ed essere capi dell'amministrazione di una città che vuole risvegliarsi, che vuole risollevarsi, che vuole ritornare protagonista e padrona del suo avvenire anche per poi trasmettere ai giovani quello che è il lavoro, occorrono delle persone che abbiano creatività, inventiva, amore per la loro terra e soprattutto le capacità necessarie per avviare lavori anche nuovi su questa terra. Sì, come ha detto lei il turismo è importante, ha, dato, diciamo, ha fatto recuperare dei posti di lavoro che si erano persi, però da solo non è sufficiente. Innanzitutto dovremo riuscire a recuperare una grossa fetta di turisti che vanno solo nelle cirque terre e fargli conoscere anche delle bellezze, delle peculiarità della nostra città, anche sponsorizzando di più i musei. Ad esempio, il museo navale non c'è un cartello davanti che lo indichi, il museo lì ha anche lì. Bisognerebbe controllare tutte le spese e comunque valorizzarlo di più perché non mi sembra che sia valorizzato in maniera, eh, diciamo, in maniera ottimale. Quindi il turismo è una grossa risorsa che c'è e va, va sfruttata. Tanto che si sono aperte tante seconde case, eh, tante case alloggio, però è vero che. Solo il turismo può mantenere una città di 30-40 mila abitanti, non città grosse. Per quanto diceva, l'area Enel deve essere mantenuta la sua vocazione industriale. E mi meraviglio che un assessore, un consigliere provinciale accolga la butade di un parco giochi in un'area del genere, come ho già detto, che verrebbe una multinazionale, metterebbe. Gli extra comunitari a strappare i biglietti non lavorerebbe neanche un cittadino di Spezia. Per cui deve essere un'area industriale in cui siano instaurati del, delle ditte che diano professionalità, che diano competenze e degli stipendi decorosi e duraturi e non certo buttad elettorali come questa, come la spiaggia al molo. Perché, o, altre, o altre, sì, quella sulla diga che non hanno mai fatto. Quindi ripeto. Bisogna poi anche coinvolgere, come alcuni propongono, i turisti delle Cinque Terre che sono talmente tanti, farli andare, io dico anche a Lerice, a Porto Venere. È vero che non sono il nostro comune, ma poi andrebbero a lavorare i ragazzi di Spezia. E pensare che Porto Venere lo volevano inserire nel parco delle Cinque Terre e al sindaco di allora si erano era rifiutati, non avevano voluto, ora si mangiano le mani perché non sono dentro. Una curiosità, c'è un personaggio politico, cittadino, magari anche del passato, al quale riconoscete voi una, un particolare valore e, e che se poteste e vorreste al fianco in questa vostra eh, corsa? Lei, lei tocca un punto dolente, io ne avrei più di uno. Eh, sono legato al passato di molti sindaci, quindi mi consenta di non farne un solo nome, di mai fargliene almeno un po'. Carlo Alberto Federici. Ezio Musiani, Walter Corsini e soprattutto Ettore Spora. Persone che hanno governato questa città in momenti drammatici ed infelici. Vorrei ricordare Carlo Alberto Federici che si è trovato sulle spalle la ricostruzione di questa città dopo essere stata gestita per anni dal 46-47 dalla sinistra e avere preso nel 1954 la, 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 la gestione della città e averla portata a quel notevole sviluppo economico che l'ha portata. Ezio Musiani che ha, che ha proseguito in tale opera, poi eh, Ettore Spora che è stato brevissimo, però è stato validissimo come sindaco e soprattutto ricordo anche Walter Corsini, il sindaco di maggio un po' come Re Umberto, che ha governato solo 40 giorni. Ma che in 40 giorni è riuscito a ideare, progettare, deliberare ed appaltare opere che le amministrazioni di sinistra, per concludere nella loro inconcludenza, ci hanno messo 40 anni e non sono ancora terminate. Io invece vorrei, vorrei ricordare delle persone che non sono state al governo, però hanno amato tanto la nostra città, si sono date da fare nelle istituzioni in anni estremamente difficili. Vorrei ricordare Giuseppe Zanelli che era mio zio che era consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano, vorrei ricordare il dottor Aldo De Luca che è stato noto medico, anche medico del presidente dello Spezia, è stato anche lui consigliere comunale del Movimento Sociale, il professor Salvatore Amedeo Zagone che è morto da poco tempo, anche lui sempre consigliere illustre letterato che ha insegnato anche l'italiano all'estero, ha lavorato all'ambasciata italiana e ha portato Regine. anche in Brasile e vorrei ricordare anche Prudente che era stato anche lui un altro consigliere. Vorrei almeno una di queste persone vicina a me, comunque, io quando lavoro mi, mi ispiro anche a loro e al loro insegnamento che ho avuto da ragazza. Un'ultima domanda perché ormai mi sembra che il tempo uh, sia finito, riguarda l'assistenza sociale. Ora, quello dell'assistenza sociale è un tema importante anche a livello di bilancio per un comune perché lì ci investe parecchie risorse. Ecco, eh, voi pensate che il Comune di Spezia faccia abbastanza e faccia bene in questo momento o ci sia qualcosa da fare di nuovo? Ma io ho una risposta netta. Il Comune di La Spezia, attraverso i suoi amministratori, fa qualcosa, ma quel qualcosa che fa e quello che cerca di fare o quello che fa lo fa male, lo fa molto male, perché anche in questo, sotto questo aspetto esercita un clientelismo pazzesco. Spezia, secondo me, se si dovesse fare una statistica, qual è in Italia la capitale del clientelismo? Sicuramente, mentre Spezia è la capitale del malgoverno, è una delle ultime città per la qualità della vita. Secondo me, è la prima città del clientelismo. Tu non entri da nessuna parte se non sei tesserato con un certo, una certa forza politica. Quando devono affrontare i problemi dell'assistenza e conseguentemente. Del dare a chi ha bisogno assistenza, se non sono amici degli amici, non ne trovano e poi viene trascurata una fascia sensibile della nostra popolazione. Non dimentichiamoci che la Spezia, purtroppo, anche questo per colpa delle amministrazioni che ci hanno preceduto fin qui, Spezia è diventata una città di anziani. Una, io vorrei fare una domanda all'amministrazione: ma si sono mai posti il problema che per un anziano? Anche indigente o no? Uno dei più grossi problemi è quello di accedere alle cure magari anche fisicamente. Io sono impegnato con le mie aziende e ho molto da fare, però dedico un giorno, per, mi sembrerà una banalità per me non la è: dedico un giorno per trasportare, proprio fare l'autista a degli anziani che altrimenti non potrebbero andare a fare visite, a fare prelievi o essere portato a compagno. Ogni 30 giorni la signora che va a farsi delle iniezioni agli occhi, a Pisa, ce l'accompagno io, perché eh, le strutture spezzine non gli concedono questo, questa assistenza. Faccio i complimenti a Russo, anche a lui, per il suo volontariato. Eh. Ci abbiamo tante cose in comune, quindi mi fa piacere. Perché anche lei fa il volontariato. Noi aiutiamo le famiglie, facciamo la raccolta alimentare da tre anni come Casa Pound. Cioè, eh, io faccio annunci su Facebook o su altre cose, portano il mangiare, portano i viveri e poi le famiglie o gliele portiamo a casa tramite il sottoscritto dei ragazzi oppure chi può li viene, li viene a prendere direttamente a casa nostra. Ora quello non lo voglio dire per merito mio perché io non sono niente, non conto niente, però grazie a tanti spezzini anche che non sono di Casa Pound che ci aiutano e una famiglia ha detto senza di voi sarei morto di fame, questo lo devo dire. Rialacciandomi a Russo Devo dire sì, è una città purtroppo con tanti anziani che hanno bisogno di un'assistenza, quindi bisogna migliorare l'assistenza domiciliare e anche infermieristica di queste persone. Non voglio essere ripetitivo, ma le risorse sappiamo dove prenderle da sempre questi 1200 euro che vengono spesi ogni giorno per i presunti profughi. Per quanto riguarda il comportamento faccio un caso emblematico. Un anno fa una casa dell'arte, Una casa popolare era stata occupata da una famiglia marocchina che aveva sfondato la porta e l'aveva presa un italiano che noi abbiamo aiutato. L'assessore ai servizi sociali, invece di andare dal cittadino italiano o anche fosse stato straniero che comunque legittimamente aveva acquisito quella casa, è andato a portare il suo sostegno alla famiglia che aveva commesso dei reati e che occupava la casa. E tutti i cittadini, c'erano anche dominicani, o altre, erano tutti esterefatti, beh, come? invece di venire a dare la solidarietà al signor Bolleri, lo dico che lui, andavano dentro da quelli che avevano commesso dei reati, quindi questo la dice tutto su quello che è l'indirizzo della sinistra, cercano di accapararsi questi stranieri per poi portargli i voti, ma tanti non glieli portano, perché sanno i danni che hanno fatto il comunismo, specialmente i rumeni, e i rumeni non voteranno mai comunista perché l'hanno passato già al comunismo, quello che vuol dire. Bene, abbiamo, fatto, abbiamo esaurito il tempo, vi ringrazio e ringrazio i nostri telespettatori ai quali do appuntamento la prossima settimana con la prossima puntata, e i prossimi candidati. Buonasera, buonasera grazie, grazie. Grazie a lei, sera. buonasera.